buona, buonissima. Però se tutti lo sappiamo come fa l'acqua ad arrivare qua, questa struttura e il fontanello che stanno acquistando un ruolo sempre più importante a livello sociale, qua come ci arrivano? Beh, andiamo a scoprirlo insieme. In Italia il consumo pro capite di acqua minerale è di gran lunga il più alto del mondo. Questo nonostante che il 75% delle acque che arrivano nelle nostre case sia di origine profonda e presenti un notevole grado di protezione. Allora, perché non bere l'acqua di casa nostra? Questa è l'idea alla base della realizzazione dei fontanelli, impianti di trattamento dell'acqua di rete inseriti in manufatti che ricordano delle piccole case dell'acqua e che gratuitamente erogano acqua particolarmente gradevole. Ma come è fatto e come si costruisce un fontanello? Per scoprirlo siamo andati da Acque SPA, il gestore idrico del Basso Valdarno, i cui fontanelli installati sono già più di 20 e raddoppieranno nell'arco di un anno. Prima di arrivare alla struttura base, è fondamentale eseguire un'accuratissima fase di saldatura dei tubi. Dovendo erogare acqua di alta qualità, è necessario che internamente i tubi siano semplicemente perfetti, senza alcuna scabrosità, residuo o impurità. Per questo viene utilizzata una saldatrice orbitale con il controllo di una videocamera interna per accertarsi che tutto sia assolutamente perfetto. Una volta pronta, tutta l'impiantistica idraulica può essere assemblata pezzo per pezzo nello schitto, ovvero la struttura base, visto che Acque SPA è arrivata a realizzare un vero e proprio kit di montaggio ad hoc. Questa struttura, l'acqua entra e subisce subito una prima filtrazione grossolana, poi viene ripulita dal cloro e poi nuovamente filtrata per accertarsi ulteriormente che non vi sia la minima impurità. A quel punto avviene il trattamento vero e proprio e l'acqua è pronta per essere erogata. Questo sistema fa sì che ci sia il minimo spreco di acqua che viene riciclata, rifiltrata e riutilizzata, peraltro senza alcun ristagno. Il controllo è quasi quotidiano ed i filtri vengono sostituiti mensilmente. A questo punto il fontanello è pronto internamente e allora entrano in azione gli esperti in muratura. Lo skit viene rivestito con pannelli coebentati prima e con pannelli in cartongesso da esterno in un secondo momento. I pannelli vengono poi rasati con la malta per renderli estremamente lisci e privi di scabrosità. E così è possibile rivestirli con vetro riciclato. L'elemento riciclo è molto importante. Acque SPA, ad esempio, ha scelto di utilizzare il materiale da costruzione prodotto dal Revet e quindi proveniente proprio dal riciclo dei nostri rifiuti, per alcune delle strutture esterne da allestire per i fontanelli. Una volta rivestiti i pannelli, si può procedere alla fase di muratura vera e propria con il posizionamento di mattoncini rossi, senza dimenticare ovviamente le bocche per gli erogatori di acqua, che possono essere 2 o 4 a seconda delle esigenze e delle dimensioni del fontanello. E così la casetta dell'acqua è pronta per essere trasportata ed allocata. Realizzare la struttura in sede, costruire il basamento in loco, preparare gli allacci alla rete idrica, a quella elettrica e al sistema fognario richiede poco meno di 2 settimane. A quel punto iniziano i controlli quotidiani per ottenere sempre un'acqua di elevata qualità, che grazie al sistema di filtraggio messo a punto da Acque SPA è immediatamente buona e ai cittadini non resta che approfittare.